Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video con Voci Sono Io Poloba e questo è il mio nuovo video in cui faremo lo scartaggio dei pacchi. Come vedete raga, adesso non so se si vede, qua ho tipo circa 3 pacchi che vorrei aprire, però non so da quale cominciare, ma la cosa più importante è che ho deciso di fare questo video perché ho detto ma arriva tanta di quella roba ultimamente e l'apro sempre da solo e non so, magari qualcuno potrebbe interessare, anche se dubito, però fatemelo sapere nei commenti e niente, noi cominciamo subito. Ed eccoci qua ragazzi, adesso vi faccio vedere in pratica la roba che mi è arrivata. Allora, con 3 cose, prima cosa è questa qua, che non so che cosa sia, ma spero si capisca, perché comunque guardate lo spessore e niente, e la grandezza. E spero che ci arriviate. Poi, seconda cosa è questa cosa qua, come vedete è arrivata dalla Cina, una cosa molto figa, sottilissima, direi che non pesa niente come vedete. E la terza cosa è questo bagaglio qua che guardate, molto grande, morbido, sempre dalla Cina. E niente, adesso raga li apro, forse questo qua no perché so più o meno che cos'è e so che mi servirà per un altro unboxing che arriverà tra un po' di tempo, perciò questo lo mettiamo da subito via e oggi apriamo solo queste due cose, perciò adesso passiamo dall'unboxing da vicino. E ok ragazzi, questa è la roba che adesso dobbiamo aprire. Come vedete da vicino è ancora più, si vede ancora meglio che è molto sottile. Mi è arrivato dopo un giorno che l'ho ordinato, in poche parole l'ho ordinato l'altro ieri, mi è arrivato subito e perciò adesso direi di passare direttamente allo scartaggio. Allora, adesso stacco qua perché suppongo si apre da qua. Ok, come vedete, ah no, è molto attaccata, roba che non si stacca con un semplice manata, perciò adesso usiamo il cool pine. Ok, il cool pine non ci aiuta neanche, vabbè, il cool pine fa fatica a non aiutarci, perciò qua ragazzi l'ho aperto, so già, guardate cosa c'è dentro, potete già capire che cos'è, e un rullo di tamburi ragazzi, eccoci qua, un pezzo di carta, no vabbè scherzo raga, è Grey's Anatomy, in pratica è un telefilm, sì raga, in pratica ci sono tipo, è la 10ª stagione, e ci sono tipo non so quante puntate, c'è un sacco di CD dentro, però non l'ho preso per me ma l'ho preso per una mia amica e niente, adesso glielo devo andare a dare e niente. Adesso apriamo il secondo ragazzi, questa è una roba molto più interessante perché a me, allora raga, mi piacciono molto i pacchi cinesi perché tipo ci sono gli scritti cinesi, ma la cosa più figa è che ti danno più o meno il valore del tuo oggetto. In pratica mi hanno detto che questo coso vale 0,86 dollari, in pratica meno di un euro, ci saranno 70-80 centesimi più o meno. E niente, vediamo cos'è sta cosa che vale 70 centesimi. Anche qua ragazzi, per aprire bisogna vendere l'anima al diavolo, perciò usiamo direttamente le forbici del coltellino svizzero. Ecco qua c'è già qualcosa. Ok ragazzi, apro e c'è, come piace fare ai cinesi, dentro un pacchetto di plastica c'è un altro pacchetto di plastica. I cinesi sono leggendari. Vediamo se c'è qualcos'altro perché mi era caduto per terra. Come vedete non c'è nient'altro. E questo è quello che mi ha mandato i cinesi. Adesso se le apro ragazzi, ecco qua. Sono dei, come dire, una collana. Tipo avete presente quelle tipo le targhette che si mettono al collo? Ecco questo, però è cinese. E come vedete il nome è da mettere a mano, cioè bisogna metterlo da soli ed è una cosa che mi dà fastidio. Perciò niente ragazzi, adesso se volete lo apro ancora di più, perché questo l'ho comprato per me stesso, perciò posso aprirlo quanto mi pare. Ecco, adesso state a vedere che loro... No, a dire il vero pesa abbastanza tanto sta cosa. Però la cosa figa è che è fatto di metallo, come vedete. C'è la gommina. Cose così in Italia costano tipo, non so, ho visto dall'11 8 euro tipo, e poi vabbè. Ecco ragazzi, sentite questo rumore? È il mio gatto che sta rovistando nei pacchi scartati. Va bene? Vieni qua, animale. Ecco qua. Sì ragazzi, questo è il motivo per cui spesso non faccio video, vero? Vero che ti piacciono le collane? Commenta, cosa ne pensi? Non ti piace, vero? Non ti piace il loro odore? Non lo so ancora.
Vabbè ragazzi, perciò vai Marussia, adesso te sarai il mio guerriero. Niente ragazzi, perciò se questo video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, se vi piacciono i gatti commentate scrivendo mi piacciono i gatti. Noi ci vediamo nel nostro prossimo video, bella a tutti e alla prossima!